La protesta dei commercianti tarantini si espande e si diffonde di quartiere in quartiere. Dopo aver incontrato gli operatori commerciali di Via Liguria, di Italia Montegranaro, eccoci in Via Cesare Battisti per quel che riguarda la delegazione Tre Carrare Battisti. Eccoci con il presidente Lelio Fanelli. Luci spente, un commercio morente e simbolicamente i cartoni contenenti simbolicamente le merci esposte fuori, quasi non foste più padroni di casa vostra. L'amministrazione comunale non risponde alle vostre sacrosante lagnanze. Certo, e piuttosto ci siamo ritrovati ancora una volta a dover protestare anche in maniera forte e decisa, perché continuiamo a non essere ascoltati. Sappiamo che sono 9 anni che veniamo vessati e tartassati da un'amministrazione comunale poco attenta, continuano a nascondersi dietro il benedetto dissesto, però così non va. La situazione ormai è esasperante, basta vedere un colpo d'occhio tutta Cesare Battisti spenta, negozi che hanno esposto fuori dalle proprie attività commerciali in modo provocatorio delle merci, anche questo come messaggio contro tutto l'abusivismo dilagante che dobbiamo subire in città nonostante tutte le nostre denunce. Ecco, questa è la situazione, si continua a navigare a vista. Non c'è una programmazione, si fanno interventi spot con delle conseguenze a volte drammatiche, però si persevera anche in tal senso. Uno di questi casi, lo sappiamo purtroppo, ne abbiamo parlato già altre volte, è quella della viabilità, il problema dei cordoli che ci siamo ritrovati su Cesare Battisti. A distanza di 6 mesi la situazione è drammatica, abbiamo un 40% in meno di incassi e con una viabilità, con un traffico mostruoso che ci ritroviamo, dove il problema non si è risolto della doppia fila, anzi oggi troviamo che gran parte delle persone evitano via Cesare Battisti trovando delle soluzioni alternative, delle parallele, evitando proprio la via, e così insomma non si va da più da nessuna parte.